In una ricerca sulla felicità presso una università americana, ha ottenuto i risultati più alti. Per questo i media l'hanno chiamato l'uomo più felice del mondo. Questo video ci propone un ottimo connubio tra scienza e meditazione. È sorta l'idea di lanciare un programma di ricerca neuroscientifica proprio per vedere cosa accade nelle persone che si sono sottoposte all'addestramento della mente per anni e anni. Il loro cervello è diverso? Reagiscono diversamente a determinati stimoli emozionali? Cosa accade quando sono in uno stato neutro e poi all'improvviso generano uno stato di potente compassione? Cosa accade nel cervello? Ora abbiamo i mezzi per osservare. Mathieu Ricard è diventato una testimonianza vivente di come la pratica della meditazione modifichi il cervello. Si parla della felicità, ma la felicità non è tutto. Nel senso che è una parola che indica un cancellarsi progressivo dell'ignoranza, fonte e causa di ogni sofferenza. Dunque, la sola ed unica felicità autentica non la possiamo chiamare neppure più felicità, perché è al di là delle nozioni di felicità e infelicità. È l'eliminazione totale delle tossine mentali e dell'ignoranza che è fonte di queste tossine. È la buddhità, l'illuminazione. Il termine tibetano per meditazione significa prendere dimestichezza, coltivare. Si coltiva un nuovo modo d'essere e questo si può fare solo gestendo i pensieri istante per istante. Non si rinuncia, insomma, a quello che è bello e buono, capite? A quello che ci fa bene, che è gratificante, che ci fa fiorire, ma solo alle cause della sofferenza. E chi mai vorrebbe tenersele? Il miglior regalo che possiate fare agli altri è essere voi stessi felici.